Buonasera, bentrovati da Sport Today. Oggi brutte notizie da Casteldebole sul fronte dell'infermeria, perché si è fermato De Silvestri, per lui una lesione che lo terrà fermo almeno un mese, quindi ci saranno problemi ovviamente per trovare il sostituto sulla corsia di destra, in vista tra l'altro di impegni davvero difficili delle prossime partite, quindi un mese fuori De Silvestri e dubbi anche sulla possibilità che per Milano ci sia Soriano alle prese con una brutta botta al piede. Ma oggi è stato soprattutto il primo giorno di allenamento senza Siniša Mihajlović, con lo staff che ha diretto ovviamente i lavori sul campo sotto l'occhio vigile di Mihajlović, che oggi è stato ricoverato al Sant'Orsole, come sapete, insomma, ha seguito comunque il tutto attraverso una diretta video. E allora il resoconto della giornata nel servizio di Luca Pinkerle. Il Bologna prosegue il lavoro in vista della trasferta contro il Milan e lo fa per la prima volta senza Siniša Mihajlović, da oggi ricoverato al Sant'Orsola per intraprendere il proprio percorso terapeutico. È una situazione che il Bologna già conosceva e quindi l'organizzazione è già perfetta per quanto riguarda il lavoro sul quotidiano, perché Mihajlović dalla propria camera di ospedale avrà la possibilità di seguire gli allenamenti in tempo reale attraverso degli schermi ed interagire con il proprio staff tecnico, partendo da Renato Baldi, a cui verrà affidata la parte di comunicazione e di interazione tramite telefono, con il proprio secondo Miroslav Taniga, che servirà come paio di occhi in più per capire che cosa succede durante gli allenamenti. La voce invece di Mihajlović sarà quella di Emilio De Leo, il tattico della squadra, che darà una metodologia di lavoro al gruppo nonostante l'assenza del tecnico serbo, passando poi anche per tutti gli altri collaboratori. Per quanto riguarda invece l'infermeria del Bologna, ci sono buone e cattive notizie, partendo da quest'ultime con Lorenzo De Silvestri, che ha svolto esami strumentali nella giornata di oggi che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale che dovrà costringerlo a stare lontano dai campi di gioco per circa 3-4 settimane. Brutte notizie anche per Roberto Soriano, invece, che è ancora dolorante dopo un pestone a un dito del piede subito nelle scorse settimane. Questo potrebbe costringerlo a non allenarsi nei prossimi giorni. Nonostante ciò, il giocatore classe 91 vorrebbe esserci per la partita di lunedì sera. Qualche buona notizia c'è dall'allenamento odierno, perché in gruppo si è ricominciato ad allenare anche Ibrahima Mbaye dopo i problemi alla caviglia avuti negli scorsi giorni, oltre che a Federico Santander, che vorrebbe rientrare in gruppo il prima possibile, così come Nico Dominguez, che vuole bruciare i tempi di recupero dopo l'operazione alla spalla, punta alla partita con la Juventus, ma potrebbe essere in gruppo già dagli allenamenti per le partite precedenti, forse addirittura contro la Sampdoria. E parliamo adesso di Siniša Mihajlović, perché ieri sera al Pallone nel 7 abbiamo ospitato l'intervento del vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, non solo illustre giornalista ma anche biografo, amico di Siniša Mihajlović. Insieme hanno scritto il libro che ha raccontato non solo la biografia ma soprattutto la lotta alla malattia di Siniša Mihajlović, presentato diverse volte negli ultimi anni. Ebbene, è la persona ovviamente più vicina a Mihajlović ed è stato l'unico ad aver scritto nella giornata di domenica dell'intervento che Mihajlović avrebbe subito nella settimana tra Torino e Fiorentina, cioè insomma nei giorni tra le due partite, e lo ha fatto spiegando il motivo ieri sera appunto al Pallone nel 7. Sentiamolo. In queste settimane ho sentito spesso, e la cosa mi aveva disturbato, mi aveva infastidito, quanto ovviamente probabilmente aveva infastidito lui, sentir parlare di un Mihajlović che avesse mollato, che non fosse più ambizioso, che stesse a Bologna comodo. Quel vociare, quei rumors che si sentono spesso quando non arrivano i risultati, o i risultati non sono in linea con quelle che sono le aspettative. In realtà se Mihajlović negli ultimi mesi ha urlato meno, si è arrabbiato meno o ha mostrato meno i muscoli, non è mai stato perché non era sul pezzo. Sicuramente ha sofferto il fatto che da fine dicembre in poi, dalla ripresa del campionato a gennaio, il Bologna è stato falcidiato prima dal Covid, che ha penalizzato la squadra impedendole di raggiungere dei risultati alla propria portata, perdendo un paio di partite nei minuti finali. Poi c'è stato un mercato che probabilmente non è
è stato adeguato a quelle che potevano essere le esigenze del Bologna, o la possibilità di dare a Bologna quei ricambi che potessero consentire a Mihajlovic e alla squadra di avere una rosa più completa per tentare quella scalata in classifica e quell'entrare nella parte sinistra. Ecco, questo è stato il malessere, la delusione di Mihajlovic, e qui si è fermata. Sentire appunto che avesse mollato, soprattutto in un momento in cui nel frattempo lui aveva avuto la notizia di un ritorno, diciamo, di parte della malattia, o del rischio che questa malattia potesse ripresentarsi, aveva dovuto fare delle analisi, ha fatto tutto questo senza informare la squadra, quindi tenendola al riparo da quello che poteva essere un contraccolpo, e lo aveva saputo dopo la partita con la Salernitana. Ha preparato la partita con il Torino, dopo la partita con il Torino, per avere, diciamo, la certezza che diciamo, questo rischio potesse effettivamente essere tale, ha dovuto subire un intervento, ripeto, non banale, per il quale solitamente chi va in un ospedale ci resta qualche giorno, magari anche una settimana, e invece lui ha voluto, come fa di solito, insomma, stringere e accorciare i tempi. L'ha fatto praticamente in una sorta di day hospital, è ritornato a casa la sera con i punti di sutura, nelle classiche condizioni di chi ha subito appunto un intervento, e nonostante le raccomandazioni di chi lo invitava a stare tranquillo a casa, tra questi c'ero anch'io, il giorno dopo ha deciso di andare a Casteldebole per dirigere regolarmente l'allenamento, imbottito di antidolorifici, che a stento stava in piedi, e ancora una volta senza dire nulla alla squadra. Perché? Perché c'era da preparare la partita contro la Fiorentina, perché è un professionista, perché dobbiamo risalire in classifica, perché qui non si molla nulla. Insomma, il solito Mihajlovic che io conosco da tanto tanto tempo, e che i tifosi del Bologna credo abbiano imparato ad apprezzare al di là di un risultato positivo o negativo in questi anni. E domani la squadra farà un doppio allenamento a Casteldebole, oggi una seduta pomeridiana a porte aperte, domani invece si torna a lavorare sul campo mattina e pomeriggio, e ovviamente si terranno monitorate le situazioni in dubbio, ad esempio quella di Soriano, mentre si cercherà di capire su quali ballottaggi in vista di Milano andrà il Bologna, pensando soprattutto all'assenza di De Silvestri sulla corsia di destra. Intanto questa sera invece Virtus, che dovrà affrontare per l'Eurocup Gran Canaria, la capolista del girone di Eurocup, e ovviamente domani tutti i dettagli di quello che accadrà questa sera. Siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito e buona serata.